Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Dettata da un'esigenza Covid, perché purtroppo sono risultato positivo e quindi non posso essere lì con voi. Però c'era l'esigenza, ovviamente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, su un tema così particolarmente importante, di svolgere anche alcune considerazioni e consentire a voi di formulare domande specifiche. Ovviamente stiamo parlando della vicenda che ha suscitato polemiche anche abbastanza importanti e dal mio punto di vista estremamente gravi circa la possibilità che la comunità dell'intelligence nel nostro paese avesse, peraltro su indicazioni, direttive o sollecitazioni dell'autorità di governo, posto mano a una lista di persone, di soggetti che per il solo fatto di esprimere opinioni in qualche modo difformi dovessero essere oggetto di chissà quale investigazione o di chissà quale penetrazione informativa. È stata presa a modello di questa attività questo, consentitemi dire, a questo punto famigerato bollettino sulla minaccia ibrida, che anche lì vorrei che fosse chiaro, non è un'attività iniziata con la guerra in Ucraina, è un'attività che nasce addirittura prima del periodo pandemico, nasce a seguito della sollecitazione dell'Unione Europea e dei partner atlantici di far sì che i paesi si dotassero di un momento di monitoraggio della cosiddetta minaccia ibrida, che come voi sapete è una minaccia per sua natura subdola, cioè una minaccia che in qualche modo può essere e insinuarsi in attività assolutamente lecite, ma che possono diventare strumenti da parte di entità statuali per condizionare la vita dei paesi e nello specifico per condizionare la nostra vita. Nel 2019 questa attività ha portato alla realizzazione di alcuni appuntamenti, di alcuni tavoli, ho visto nelle carte circa 4, poi c'è stata da un punto di vista diciamo della possibilità di incontrarsi, di fare verifiche in persona, una sorta di sospensione nel periodo pandemico, e abbiamo ripreso proprio a partire da quest'anno anche degli appuntamenti che consentissero ai vari attori, che come avete potuto verificare nel comunicato che ha preceduto questa conferenza stampa, sono molteplici, sono non solo ovviamente gli attori del comparto, il DIS in particolare, vorrei ricordare a tutti voi che l'acronimo DIS altro non è che Dipartimento per delle Informazioni per la Sicurezza, e quindi il tema dell'informazione, il tema della disinformazione, il tema della minaccia ibrida è insito nella missione del Dipartimento. Ovviamente le agenzie, ma non solo, il Ministero dell'Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e più recentemente sono stati inseriti il Dipartimento per l'Editoria, è stato inserito il MISE. Il MISE è stato inserito perché si è creata tutta una serie di problematiche legate ad esempio all'oscuramento di stazioni televisive o comunque di propaganda come Russia Today e Sputnik. Ovviamente il consigliere militare del Presidente del Consiglio, l'AGET e la ultima costituita agenzia per la sicurezza cibernetica. Ovviamente, come è stato ribadito, l'attività è un'attività di ricognizione di fonte aperta, non ha nulla a che vedere con l'attività dell'intelligence, non ha nulla a che vedere con l'attività di penetrazione informativa, meglio, più che di intelligence, perché comunque l'intelligence ha anche un profilo che attiene alla cosiddetta OSINT, e quindi all'intelligence delle fonti aperte, ma non nulla che possa essere identificato con la schedatura, il dossieraggio di persone che, anche qui la cosa mi dispiace non poco, perché in questi mesi, anche forse in maniera distonica, ho sempre sottolineato come
l'unico vero grande antidoto alla propaganda e alla disinformazione è una libera informazione. E quindi tutto quello che attiene alle opinioni, tutto quello che attiene a un diverso pensare, credo che sia più una ricchezza che una cosa da combattere. E da questo punto di vista, però, anche qui consentitemi, un conto è... Pronto? Sì? Un conto come è... per tutti i problemi tecnici, anche a Palazzo Chigi, vediamo non se il segnale è buono. Problemi su Zoom. Anche il segnale che si è poi diventato di altro colore. Nel senso, proprio perché riteniamo che sia prevalente la possibilità che i cittadini sappiano che nel nostro paese non esiste nessun grande fratello, nessuna spettre, e che nessuno, men che meno il governo del paese, ha ad oggetto quello di investigare sulle opinioni delle persone. Abbiamo ritenuto, proprio perché ci fosse la massima trasparenza, anche il passo di declassificare questo bollettino. Per la verità è una classifica molto bassa, voi sapete che il riservato è la prima delle classifiche, quindi anche questo vi dovrebbe dare il senso delle cose che sono contenute in questo documento, della rilevanza che hanno ai fini della sicurezza nazionale, e ripeto, hanno eminentemente un carattere ricognitivo, un carattere che ovviamente poi nell'ambito delle singole responsabilità i soggetti che compongono il tavolo hanno la possibilità in qualche modo di svilupparle e di amplificarle. Per cui l'esigenza, credetemi, anche di questo momento di confronto con la stampa è proprio quello di ribadire come non esistono alcune finalità che non siano quelle, ripeto, di un'attenzione a questo variegato mondo di una informazione diffusa, di un'informazione nella quale ovviamente al di là degli attori che la svolgono in maniera assolutamente lecita, possono in qualche modo anche nascondersi delle insidie, e non a caso tutta questa attività, come dicevo prima, rientra in quella ampia sfera di azione che ha ad oggetto la cosiddetta minaccia ibrida. Quindi, ripeto, poi il documento lo avete nelle vostre mani, il documento è nella possibilità di essere visionato, sezionato, analizzato, ma credo che tutto possa tradurre o tutto possa veicolare, tranne le cose che a me per primo hanno creato grande preoccupazione, cioè il fatto che esistesse una strategia, una volontà di schedare le persone, peraltro riesumando tempi e circostanze che ognuno di noi pensa di avere lasciato alle proprie spalle, anche perché qui, e consentitemi di sottolinearlo, ognuno di noi ha una storia, ognuno di noi ha una credibilità, ognuno di noi non nasce oggi, e quindi alcune affermazioni, alcune sottolineature, alcune insinuazioni credo che siano anche lesive delle storie e delle credibilità di chi bene o male cerca di servire questo paese. Ovviamente sono a vostra completa disposizione per svolgere con voi le riflessioni conseguenti, e quindi grazie al contributo della dottoressa Ansuini, che ci disciplina e ci governa, rimetto alle vostre domande per dare le conseguenti risposte. Allora iniziamo subito. Io inviterei, mi ha scritto Mantovani a formulare la prima domanda. Mantovani del Fatto Quotidiano. Paola Ansuini, la portavoce di Mario Draghi, gestisce il traffico di questa conferenza stampa. Sentiremo le prime domande e poi andiamo subito a Brachino. Sottosegretario, io volevo chiederle, al di là di questo bollettino che adesso abbiamo letto, i nomi che non figurano in cui i nomi di cittadini italiani che non figurano in questo bollettino e che sono stati indicati come putiniani d'Italia, cioè Di Nucci, Orsini, Petrocelli, Ruggeri, Giordanengo, Vezzosi,
Lei ci può dire se sono oggetto di attività della nostra intelligence, a quale titolo, per i fatti che vengono in qualche maniera descritti sul Corriere della Sera di domenica scorsa? Altra domanda telegrafica. Una domanda per cortesia, perché siete molti. Mi spiace, Alessandro. Comunque, Categorica prego, Paola Anzolini. Volevo chiedere solo se dopo insomma, questo come vedi, diciamo, poi ritorniamo in il maestro del fuorisacco Sappino sa come si fa. Sulla disinformazione, sulla cui utilità io ho qualche dubbio fin dal 2019 e temo di non aver sbagliato. La sua attività subirà qualche modifica? State riflettendo su questo oppure no? Grazie. Partiamo dall'ultimo. Sicuramente questa vicenda ci impone delle riflessioni, perché se poi il risultato ipoteticamente positivo ha un prezzo così alto, è ovvio che si impone una riflessione sulla utilità, anche dal momento che, come potrete vedere dal bollettino, non si raccontano cose particolarmente significative sotto il profilo della sicurezza nazionale. Con riferimento ai nominativi, intanto vorrei sgombrare il campo con riferimento all'ex presidente della Commissione Esteri, che giustamente si è sentito leso, e posso rassicurarlo del fatto che il suo nominativo non compare in nessun tipo di investigazione, come non compare in nessun tipo di investigazione i nominativi che sono stati fatti dal giornale e che sono presenti anche in questo bollettino, perché un conto è riportare dichiarazioni, un conto è svolgere approfondimenti, investigazioni che ovviamente presupporrebbero quella definizione di liste di proscrizione che, ripeto, anche in questa circostanza voglio sgombrare il campo da qualsiasi possibile equivoco. Allora, andiamo in